Bentrovati, buonasera a tutti, nuovo appuntamento di Sassa in Piazza, questa altra bellissima giornata da passare insieme a noi, insieme ai nostri ospiti che andremo subito a presentare, non prima naturalmente di avervi ricordato che noi siamo qui a Caniga. Presentiamo gli ospiti: Gaetano Sanna, presidente del comitato San Domenico di Caniga; Sandro Tavera, comitato Santa Vittoria; Roberto Mulas, comitato Sant'Anatolia naturalmente di Caniga; l'insegnante di ballo della scuola Bailando Caniga, Mario Sanna; il presidente polisportiva di Caniga, Antonello Occhioni; Pierpaolo Abis, poi si parlerà naturalmente di auto da corsa ma non solo; Giuseppe Palmas, fotografo e giornalista di automobilismo; Sergio Farris, pilota in pensione, 3 volte campione italiano; poi Vico Faes, presidente del Racing Team di Sorso, qui i corridori che poi andremo a conoscere; poi Giuseppe Madetto, maestro di ballo Art F Art Studio Dance; Ica Busa, presidente associazione sportiva MST Italia; Antonello Lai, giornalista di TCS; e Piero Aiello, Vela Latina. L'applauso grande che prosegue per Angelo Nina, presidente associazione Mico Cane; Dino Nurra e Alessio Pinna Fox Sassari; Nanni Brundu, autore di tutti i brani che poi andremo a conoscere, i brani del coro di Usini; e Tonino Sanna. L'applauso, facciamolo sentire grande, 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 più grande questo applauso, lo voglio far sentire, l'applauso di Caniga. Mi giro, vai l'applauso. Buonasera a tutti, bentrovati in questa nuova puntata di Sassari in Piazza. È sempre un'emozione stare sul parterre di questo spettacolo che quest'anno ci sta veramente dando grandi consensi, grandi regali, grandi consensi da parte del nostro pubblico. Ma noi, come ogni settimana sapete, abbiamo degli ospiti che si presenteranno con delle estemporanee di pitture. Quest'oggi andiamo a conoscerli, i pittori Gemma Maciocu, eccola qui. Buonasera Gemma, tutto bene? Lei sta già lavorando su un acquerello, poi ci saranno i nostri operatori che andranno a vedere cosa sta combinando, molto bello, buon lavoro. Mario Pitalis, buonasera Mario, ben trovato, è già quasi pronto per iniziare? Sì, pronto. Si giri così la vedono, è quasi pronto? Abbozzato. Bene, abbozzato. Poi Antonio Salis che arriva da Sorso, buonasera Antonio. Stiamo lavorando, so che a Sorso il nostro programma è molto seguito, ci fa piacere, ci arrivano tantissime email, tantissime anche sms da Sorso. Voi sapete che l'importante comunque di questi pittori qua per l'appunto in Sassari Piazza è il fatto che si fa beneficenza. Ogni settimana si fanno 3-4 quadri e vengono dati in beneficenza a un'associazione. Oggi è Amico Cane, ben trovato, grazie. Grazie, arrivederci. E poi abbiamo qui la piccola che si chiama Francesca Faes, che ha 10 anni ed è figlia d'arte. Come si chiama mamma? Maria Antonietta Carta. Maria Antonietta Carta, che è stata nostra ospite, ti ricordi quando? In Piazza Azzuni, quindi qualche settimana fa. E Francesca mi ha detto: ah, come mi piacerebbe disegnare, pitturare. Noi abbiamo detto: bene, dai, vieni con noi e sarai la mascotte della puntata di Caniga. Sei contenta? Sì. Bene, poi andremo a vedere il tuo quadro. Buonasera a tutti, la nostra associazione. Buonasera, intanto Antonello. Buonasera. Buonasera. Come sta? Ma io sto bene, ma scusi, ma lei va da TCS? Ma lei cambia aspetto, Luca. Perché, non le piaccio? Lei oggi è perfetta. Ah, le sono... vestito proprio. Beh, venga qua vicino a me, Antonello, dai, grazie. Beh, noi ci siamo, noi ci siamo già incontrati, stiamo verso le telecamere. Antonello, io lo so che tu sei un giornalista d'impatto. Sono gli operatori che devono seguire me, non io che opero, giusto? Ecco, allora Antonello, io vorrei dire subito una cosa: il tuo motivo oggi qua è non certo per parlare del tuo programma che è molto seguito su TCS, bensì per parlare di Vela Latina, perché Stintino quest'anno tanto sta facendo a livello turistico e anche a livello sportivo. La cosa mi ha fatto venire qua è una particolarità, che c'è una grande festa dedicata alla Vela Latina che da 22 anni è in moto e improvvisamente se ne scopre, se ne fa un altro. Quindi due vele latine a Stintino, bene, buono. Certo che sono lo stesso giorno, la stessa ora e nello stesso modo. E quindi? No, ma aspetta, mi stai dicendo che cosa? Ma che c'è qualche problema? No! No! Ma proprio se ne fanno tre. Sempre nello stesso modo, alla stessa ora, allo stesso giorno, allo stesso mese. E quindi? E quindi continueremo a coprirci il ridicolo. Se esiste una stagione turistica e la si vuole dilatare,
quantomeno si seguono, si scelgono tre date diverse e non due date nello stesso giorno, magari con le stesse banche. Insomma, è una cosa un po' strana. Ma quindi come andrà questa cosa, Antonello? Che come al solito ci continuiamo a dire. Dici? E se poi invece andrà tutto bene? Tutto bene cosa significa? Cioè che tutto, che le barche riusciranno a partire, le vele faranno... Ma secondo te è meglio avere due manifestazioni più ricche, sì, o due manifestazioni che si impoveriscono l'un l'altra? Beh, due ricche. Allora. Quindi tu dici che sarebbe stato il caso magari di passare da una settimana all'altra. Un'altra. Possiamo parlare intanto, signor Aiello? Parliamo di questa vela latina, ma crede veramente che ci saranno problemi? Ma certamente i problemi non ci sono mai stati questi anni. Quest'anno è stato un anno particolare, ci siamo trovati di fronte a una situazione certamente strana, come diceva Antonello, e non edificante sul piano dell'immagine, però... E vogliamo augurarci che, visto che quest'anno è andata così, almeno gli anni prossimi ritorneremo alla vecchia tradizione di Stintino capitale della Vela Latina con un'unica manifestazione degna di questo nome. Io spero che vada tutto bene e avremo modo poi comunque durante l'arco di questa trasmissione di parlarne ancora.